Scusate il ritardo e la lunga assenza. Torniamo a leggere la storia del libro che mi è stato regalato per il 19 marzo 1990 da mia zia Maria Teresa, che leggevo tutte le volte che stavo con il mio papà quando ero bambina. Lisa Elena. Guarda quell'uomo, è addormentato, disse un dì Lena. Forse ho trovato, voglio coprirlo di sabbia fine. Svelte scavarono le gemelline. Quando poi venne l'alta marea, il pover'uomo nuotar non potea. Lo trasse in salvo quasi una truppa di guardacoste su una scialuppa. Il resto lo scopriremo domani. Oggi, prima di lasciarvi, però, voglio raccontarvi, farvi vedere che è arrivato il libro della famiglia Cosmopolita. Primo libro illustrato da Cinnamon, una illustratrice esordiente nata in Toscana ma di origine siciliana. Questo libro, che cos'è questo libro? È una raccolta di storie che. Delle prime storie che ho letto e ho raccontato alle mie figlie da quando sono nata. Vi sono due storie scozzesi, una storia del Biafra e un racconto multiculturale che scrissi durante il mio progetto di volontariato europeo in Romania. Di volontariato europeo abbiamo selezionato delle favole che abbiamo presentato ai bambini degli asili dove prestavamo servizio. Le due volontarie italiane hanno scelto rispettivamente una favola di Italo Calvino e un racconto di Gianni Rodari. La volontaria bulgara ha scelto il mito di Samodiva e la volontaria armena ha scelto una favola che apparteneva al suo background personale più che culturale, che è quella dei tre porcellini. Che non è una favola armena, ma è stata scritta da uno scrittore inglese. Se volete conoscere le favole armene, potete andare sul blog della Scrivente Errante che ve le traduce in italiano e in inglese. Quindi vi lascio il link del blog in bio. Mettete mi piace sulla pagina Instagram, alla pagina Facebook, e mettete mi piace a questo video e cliccate sulla campanella, del canale per rimanere aggiornati sui prossimi video che verranno, pubblicati, su YouTube. E mi raccomando, andate ad acquistare una copia della famiglia Cosmopolita per promuovere il valore della diversità, per imparare parole gentili, diverse lingue europee ed africane e per aiutare un artista esordiente come Cinnamon.